Amiche e amici del Corner Sampdoriano, ben ritrovati. La Sampdoria termina questo stress test di tre partite contro avversari di grande valore con un bottino, diciamo, sufficiente dal punto di vista dei risultati, dei punti portati a casa, soddisfacente, estremamente soddisfacente, interessante per quanto riguarda le prestazioni. Roberto D'Aversa, smentendo chi si aspettava una Sampdoria con lo stesso atteggiamento e con la stessa strategia del Parma di D'Aversa, mette in campo invece coraggio, aggressione, spregiudicatezza, rischio, perché questo è forse il difetto della strategia messa in campo da D'Aversa, ma qualunque squadra di calcio, qualche difetto da qualche parte deve averlo. È una squadra che concede molto, perché dobbiamo dirlo, insomma, onestamente, e non c'è niente di male. Oggi l'Inter avrebbe avuto delle occasioni, per fare il terzo gol e per chiuderla. Alla fine portiamo a casa un 2-2, peraltro in doppia rimonta, comunque contro la squadra campione d'Italia. Ha senso, secondo me, ha grande logica questo atteggiamento, questa scelta, questo percorso imboccato da D'Aversa di rischiare, magari anche nelle prime partite, al cospetto, ripeto, di avversari grossi. Perché comunque tempo per rimediare poi ce n'è, però se queste partite danno segnali positivi in questo senso, inizi a costruire una mentalità interessante che poi può far crescere la squadra nel resto del campionato. Quindi bene, ci siamo divertiti, come detto, abbiamo concesso molto, poteva andare in un modo, poteva anche andare nell'altro, però perché se è vero che l'Inter ripartendo ha costruito occasioni chiare in vari momenti della partita, è anche vero che il pallino l'abbiamo spesso avuto noi della Samp, con l'Inter che ricalcando in alcuni aspetti la strategia e il percorso imboccato negli anni scorsi con Conte, amava crearsi lo spazio davanti nella nostra metà campo per andare ad attaccare veloce la profondità con due giocatori che l'hanno fatto bene, Dzeko e ovviamente Lautaro Martinez, e con però due difensori e soprattutto per quanto riguarda la difesa e i due centrali parlerei di stress test, nel senso che Yoshida e Colli sono stati messi alla prova alla grande in queste partite iniziali e non è un caso che le nostre buone prestazioni siano coincise con delle partite gigantesche. Da parte dei nostri due difensori centrali, lo ha sottolineato D'Aversa nel post partita, il fatto di avere loro molto bravi a coprire la profondità, Colley soprattutto con l'atletismo e le doti naturali, Yoshida con un senso della posizione magistrale, messo in mostra in queste partite, ci permettono di interpretare le partite che stiamo interpretando indipendentemente dall'avversario. Permettetemi di iniziare ovviamente da Emi Laudero, che nella scorsa partita mi ero dimenticato di sottolineare a livello di prestazione, anche oggi decisivo con un paio di parate molto 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 importanti. Ombrerei il campo dalle accuse su eventuali responsabilità sul gol dell'1-0 di Marco, perché primo basta andare a rivedere esattamente dove abbia messo quel pallone il terzino dell'Inter. Audero era coperto da tre uomini, se non sbaglio, in maglia bianca al momento della battuta. È un pallone che forse puoi prendere se parti praticamente sul palo e quindi sei già lì, se ti tuffi credo sia impossibile arrivarci. Quindi bene Emi Laudero. Difesa, abbiamo visto un Bartosz Berezinski in versione Dani Alves, secondo me migliore in campo. Assist per il gol di Augello, anche questo è un segnale, cioè siamo andati a segnare, a fare gol, il gol del 2-2 a inizio secondo tempo con un terzino che crossa e l'altro che chiude, quindi è una Sampdoria che attacca con tanti uomini e che soprattutto aggredisce subito con tutti per cercare di recuperare il pallone. Questo è un altro aspetto che mi piace sottolineare. Quando una squadra dà buone sensazioni, oltre che quando ha il pallone tra i piedi e riesce a essere veloce, rapida, corta e imprevedibile e quindi pericolosa, le buone sensazioni arrivano anche quando la squadra, questa stessa squadra, il pallone nel momento in cui lo perde riesce a recuperarlo presto. E questo è successo per larghi tratti della partita. Raramente abbiamo dovuto soffrire l'Inter e il possesso palla dell'Inter. Quindi bene i terzini, bene Berezinski, credo che sarebbe venuto giù lo stadio per quanto non ancora al suo 100%, lo sappiamo, è un tema molto importante questo, però nell'azione in cui ha verniciato D'Ambrosio facendo passare il pallone con una finta veramente da brasiliano, purtroppo quella l'ha gettata nel bidone dell'umido il buon Ciccio Caputo, ma insomma parleremo anche della prestazione degli attaccanti.
Bene anche Tommy Augello, anche se in crescita, aveva iniziato non benissimo contro il Milan con l'errore che è un po' costato la partita all'esordio in campionato, segna un gol pazzesco, crossa pochino, che io mi ricordi, ha fatto un cross a inizio partita per la testa di Torsby, peraltro molto bello sullo 0-0, però solido, un paio di chiusure fatte coi tempi giusti e credo abbia retto anche nel momento in cui è entrato Dumfries da quella parte con grande velocità, ha messo un po' di paura all'olandese, ma non ha fatto grossi danni. Centrocampo ha fatto fatica a entrare in partita nei primi minuti Adrien Silva, ha perso qualche pallone pericoloso, dopodiché si è preso le misure e secondo me ha dimostrato di poter essere protagonista in questa squadra, offre, e lo sappiamo dall'anno scorso, caratteristiche diverse in quel ruolo rispetto ad Ekdal, però forse si completa meglio con Torsby. Torsby, solita partita, forse qualche duello vinto in meno, ma vado veramente a impressione, non ho visto i dati, le statistiche. Solito cartellino giallo. Ecco, questa è una cosa che probabilmente se l'atteggiamento della squadra sarà questo per tutto il campionato, dovremmo aspettarci. Oggi Orsato a un certo punto ha forse esagerato con i cartellini, però essendo una squadra, la Samp di D'Aversa, che va molto sui duelli individuali, sulle marcature a uomo a tutto campo, ci sono meno coperture, meno raddoppi e meno compagni pronti ad aiutare nel caso in cui un giocatore in fase difensiva nostro venga saltato, il fallo tattico, il cartellino giallo, l'intervento in ritardo, secondo me saranno un po' all'ordine del giorno più che negli anni scorsi. Esterni, 400esima in Serie A per Candreva, il binario con Berezinski direi che funziona, i cross sono arrivati, alcuni buoni, alcuni meno, è un giocatore comunque irrinunciabile di questa squadra, credo. Lo sarebbe anche Damsgaard nella sua versione migliore, oggi abbiamo visto quella peggiore, però e iniziano a essere i famosi tre indizi che fanno una prova. Diciamo che proprio a livello di puro rendimento credo sia stato un progressivo calo, perché se col Milan così così, col Sassuolo Maluccio oggi male male, ha la parziale colpa di perdere il pallone che dà il via all'azione del 2-1, anche se probabilmente quello è fallo. Così come per chiudere il discorso arbitrale e la punizione dell'1-0 dell'Inter, secondo me ci può stare, un fallo generoso, ma ci può stare quello su Damsgaard fallo, però secondo me, e sono entrambe fattispecie però in cui il VAR non credo possa intervenire. Chiusa la parentesi arbitrale, non abbiamo grosse alternative, probabilmente al momento al posto di Damsgaard, che appunto non è riuscito a incidere, ha perso parecchi palloni, forse in un paio di occasioni poteva tirare in porta, ma non l'ha fatto. Un po' più in palla Verre, anche se quando è entrato ha fatto fatica a mettersi d'accordo con Murru su dove passarsi il pallone sostanzialmente, però un paio di sgasate buone le ha fatte e in questo momento mi sembra più adatto lui a giocare rispetto al danese. Comunque vedremo, non è ancora il caso di bocciarlo, ripeto quello che ho detto l'altra volta, non mettiamo troppa pressione, è chiaro che ci aspettiamo tutti molto, però oggi male senza ulteriori commenti. La coppia d'attacco, Quagliarella, Caputo. Bene sulla tre quarti, è bello, è interessante il fatto che si cerchino, si capisce che parlano la stessa lingua. Caputo offre caratteristiche alternative che prima nel reparto non c'erano, cioè l'attacco della profondità e l'essere velenoso sulla linea difensiva avversaria è una cosa, un'arma in più che fa bene. Chiaramente abbiamo visto poco, entrambi in ombra. Oggi io comunque vedo un Quagliarella, come dire, sollevato dal fatto di essere un po' più libero, di avere un compagno d'attacco che impegna l'altro centrale e quindi ha un po' più di respiro l'azione di Quagliarella, che però un po' a sorpresa è stato tolto da D'Aversa per mettere Askildsen, che nel frattempo un pochino sta crescendo, se pensiamo alla sua esibizione contro l'Inter l'anno scorso, in cui entrò mentre c'era una mareggiata con l'Inter che attaccava da tutte le parti. Askildsen sembrò proprio, quella fu l'emblema, la partita emblematica del suo essere un po' acerbo. Invece oggi è entrato con un piglio giusto e chiudiamo il discorso su Quagliarella, che è uscito contrariato. Effettivamente credo fosse più che altro il momento e il tipo di cambio che Quagliarella non ha capito tanto, è legittimo che se la prenda, ma penso che sia finita lì. Caputo, come dicevamo, ha cestinato l'occasione creata da Berezinski.
Avremo modo, calma, devono integrarsi, è arrivato da 10 giorni, è interessante, è un'alternativa, dicevamo, perché comunque Gabbiadini gioca un po' più lontano rispetto a Quagliarella, un po' più dietro, ora le due punte giocano in linea, hanno fraseggiato bene e palleggiano entrambi bene, se partecipano alla manovra riusciamo a risalire il campo con qualità, l'abbiamo fatto con qualche giocata veramente da applausi che ha coinvolto entrambi, quindi bene, bravi tutti, è entrato anche Torregrossa che sembra un pochino indietro. Però si è guadagnato anche una punizione interessante, poi calciata da Candreva sulla barriera. Soddisfatti, ora c'è curiosità di vedere quando il livello tecnico dell'avversario calerà. L'ha detto anche D'Aversa, arriva l'Empoli che è una rivale un po' più abbordabile, però occhio perché sarà altro tipo di partita e non per questo più semplice. Quindi attenzione, domenica prossima, stesso orario, 12:30, ora di pranzo al Castellani, Empoli-Sampdoria. Vedremo se arriveranno dei punti, quanti e perché. Grazie per l'attenzione, aspetto come sempre i vostri commenti qui sotto.